Bene, siamo qui a Trentino Solidale, una mattina come tutte le altre, è appena arrivato il furgone con una serie di contenitori di qualche supermercato e siamo qua con un volontario che è il nostro amico Remo De Vigili, che ha trovato il suo ruolo in Trentino Solidale. Dove? Raccontiamo un po' la tua storia. Io sono responsabile di tutti gli automezzi, che sono 9, e tutta la manutenzione e gasolio, quella cosa lì. Quindi hai trovato controllare tutti gli automezzi. A differenza di chi viene a fare l'autista, tu sei quello che tiene efficienti questi furgoni. Tutti gli automezzi. E raccontaci un po' cosa ti motiva, cosa hai trovato in Trentino Solidale. Per me, siccome la mattina non sapevo dove andare, una cosa o l'altra, e sono in pensione e allora mi sono trovato un impegno da fare, passarmi la mattina. Sei riuscito a trovare in Trentino Solidale un obiettivo? Nobile da passarmi la mattina. Come la vedi questa avventura di Trentino Solidale? Tu che l'hai seguita anche negli anni? È molto ottima. È cresciuta, no? È cresciuta perché io sono arrivato qua che avevamo 2 solo mezzi e adesso siamo arrivati a 9 mezzi. 9 mezzi, allora accompagnami che andiamo a farli vedere qua. Che siamo proprio, ce n'è uno giù in fondo, sempre più grandi. La Panda, questo qua, il Ford. Allora, noi stiamo parlando del progetto della raccolta tappi, che ha come obiettivo proprio quello di raccogliere anche delle risorse economiche per i furgoni. Racconta un po' quanto costa gestire questi furgoni, che poi è l'unico costo, no, che noi abbiamo, perché il resto è tutto volontariato. Sono 3.000 euro al mese di gasolio. Più dopo tutta la manutenzione meccanico e le gomme, no? Manutenzione, le gomme, perché le gomme sono per l'inverno e per l'estate. E allora, automaticamente bisogna andare via con una certa sicurezza. Anche perché i volontari che vengono, che sono più di 100, devono trovare comunque. Deve trovare i mezzi a posto e in regola, insomma, con le assicurazioni, col pollo. E gomme e tutto l'insieme. Una conclusione, un appello a chi vuole divertirsi a venire a fare la tua esperienza, cosa gli possiamo trasferire? Quale energia trasmetti attraverso questo video? L'energia da dire, da andare a chi è in pensione venga qua, c'è tanto lavoro da fare. Ce n'è per tutti. Bene, grazie Remo, alla prossima. Arrivederci.